Il mio sfondo parla chiaro. Questo è un nuovo format, si chiama Transatlantic e lo facciamo insomma con Simone Nobili, anzi è un'idea di Simone Nobili per dare ispirazione attraverso storie che succedono in America oggi. Ciao Simone. Ciao Monica, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, allora intanto diamo anche una spiegazione del logo perché già questo ci dice di quello che sarà questa sorta di trasmissione, no? Questa sorta di filo continuo America-Italia. Certo, allora, innanzitutto si parla di podcast in questi giorni, in questi periodi. La mia idea è quella di creare uno Zoomcast, lo chiamo, perché in questi periodi possiamo soltanto connetterci tramite Zoom. E il format si chiama Transatlantic e, come puoi vedere dal logo, rappresenta uno blò di una nave e in sottosfondo abbiamo l'Amerigo Vespucci, che è un grande orgoglio italiano. Quelle ondine all'interno del logo rappresentano dei segni delle tribù native americane concernenti il linguaggio e la comunicazione. Allora, per quale motivo stiamo facendo Transatlantic? Io ho, nei mesi scorsi, dopo il nostro primo video, ho ricevuto tanti messaggi da creativi italiani che mi chiedevano come funzionavano le cose qui in America, mi facevano domande sul mercato americano, come era possibile entrare nel mercato americano. Io nella mia carriera professionale ho deciso di obbedire ad una regola e la chiamo empty the bucket, svuotare il secchiello. Questo significa che sono stato molto fortunato nella mia carriera e ho avuto il modo e la possibilità di riempire il mio secchiello. È arrivato il momento di svuotare questo secchiello e dare la possibilità ai giovani creativi italiani di riempire il loro secchiello dandogli fonti di ispirazione. Transatlantic è proprio questo, è una finestra sul mondo della pubblicità americana. Io metterò a disposizione le mie conoscenze, metterò a disposizione il mio network. Porterò in studio personaggi di rilievo nel mondo della pubblicità americana per cercare di dare ispirazione, di far capire, di dare una finestra sul mondo della pubblicità americana ai creativi italiani. E in questo senso credo che sia dovuto, un atto dovuto personalmente, ma qualcosa che comunque ha bisogno di essere fatto in Italia. Tra l'altro, ecco, quello che mi è piaciuto subito è che saranno sempre storie, in qualche maniera è vero, molto americane, però da cui possiamo trarre lezioni ecumeniche, no? Ispirazionali tout court, da cui insomma imparare. Tu sfrugoglierai molto bene anche nell'intimo di questi personaggi. Annunciamo già quale sarà il primo tema che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per noi in Italia, perché sarà Embrace the Fail. Scusate la mia pronuncia inglese, ma insomma, abbracciamo il fallimento. E voi sapete che noi. Mi piace tantissimo la traduzione italiana, abbracciare il fallimento. Esatto. Perché è un po' un nostro, cioè, difetto, no? Noi abbiamo paura di cadere e se uno cade è già giudicato uno che ha sbagliato. Certo, le cose stanno evolvendo anche in Italia. E lo stesso tipo di economia non ci permette più di iniziare dei percorsi e tenerli per tutta la vita, ma poi è anche una questione di personalità, perché le personalità cambiano, vanno sempre insomma, rimesse in connessione con quello che uno fa, anche perché il lavoro ormai occupa la maggior parte del nostro tempo. Di tu il primo personaggio ospite. Abbracciare il primo personaggio di Transatlantic è Tamer Kattan, un mio carissimo amico, uno strategista di grande talento che ha lavorato nelle migliori pubblicità agenzie americane e che un paio di anni fa ha deciso di intraprendere la carriera di comico a tempo pieno. Quindi una personalità dirompente, da un background estremamente interessante. Lui egiziano di nascita, nato e cresciuto in Egitto, trasferitosi in America all'età di 8 anni con madre ebrea e padre musulmano. Quindi questo cocktail di immigrazione, talento e avventura. Una personalità dirompente e un comico di grande successo adesso. Vorrei portarlo in studio, vorrei presentarlo al mondo della pubblicità italiana, fargli raccontare la sua storia e far vedere che abbracciare il fallimento, è un atto dovuto se si vuole avere successo nella vita.
non abbiamo scoperto l'acqua calda nella pubblicità italiana. Wieden Kennedy, Dan Wieden, ha come motto Fail Harder, ma pochi sanno forse che questo motto deriva da una frase di Samuel Beckett, Fail Harder, uno dei miei preferiti scrittori di teatro. Questo motto è stato adottato dalla maggior parte delle agenzie in America, perché il fallimento è considerato una parte del processo di evoluzione, e è considerato una parte importantissima ed essenziale del successo personale, individuale e collettivo. Tamer Kattan, il nostro primo ospite, ha la personalità giusta per spiegare al pubblico italiano come attraverso il fallimento è riuscito a far questo tragitto dalla pubblicità al mondo della comicità. E poi mi viene da aggiungere un tema tanto importante, anzi tanto più importante, quando insomma parliamo di creatività, perché senza la capacità di rischiare, di usare, non c'è creazione. Per cui insomma ci piace iniziare con questo personaggio, e poi sull'onda di lui, ma non anticipiamo niente, ci saranno altre storie, cambieremo anche altri temi, non ci resta che dare le dritte pratiche. Quindi insomma, Transatlantica esordisce a settembre, dopo la pausa estiva. Transatlantica esordisce a settembre, dopo la pausa estiva. Ad agosto lavoreremo per la prima puntata, e quello che raccomando è di dare un'occhiata alla pagina YouMark e alla mia pagina di LinkedIn, e poi dove annunceremo di volta in volta gli ospiti, quando connettersi e quando la puntata andrà in onda. Io sono felicissimo di fare una cosa del genere, e sono estremamente grato a te, a YouMark e al team di YouMark, che mi date questa possibilità di aprire questa finestra sul mondo della pubblicità americana, e sono contentissimo e non vedo l'ora che partiamo a settembre. Però io non vedo l'ora di vedere le puntate, e quindi niente, buone vacanze, ci vediamo a settembre con Transatlantiche e con Tamer. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. 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 Un saluto a Los Angeles.